Palu, io non li trovo, non li vedo. In alto a destra, ma in alto a destra c'è il filetto di sgombro. Ah no, aspetta, li ho trovati, ecco. Due confezioni. Siamo in 40, perché due confezioni? Va bene, se lo dici tu, perfetto, ciao ciao. Altri. No, guarda, adesso non posso parlare, scusa. Benvenuti nel sito della World Memory Organization. Questo tutorial vi guiderà alla scoperta del prodotto che ha cambiato la vita a milioni di persone. Si chiama US Brain e questo piccolo chip sottocutaneo è collegato direttamente alle cellule neuronali adibite alla memoria, i cui impulsi vengono digitalizzati e memorizzati tramite una porta USB posta dietro l'orecchio. Grazie a US Brain tutti possono ricordare tutto di tutti. Ogni dettaglio, parola, immagine sarà registrato in modo indelebile nel vostro dispositivo di mappa. Il 99% della popolazione mondiale già utilizza US Brain ogni giorno, ad eccezione di Eritrea, Benin, Paraguay, Iran, Molise, Vietnam, Sud Corea. Ogni sera archiverai i dati raccolti collegando la memoria di massa all'apposito supporto US Storage, che ti permetterà di ricordare tutto per sempre. Questa è la sezione relativa a sicurezza, privacy e manutenzione della vostra US Brain. Seleziona la versione da te installata. Descrivi il problema. Chi o che cosa non ricordi? Allega una foto della persona selezionandola dal dispositivo di massa. Caricamento ricordi in corso. Errore. Controlla tra le seguenti immagini. È presente? Error. È tra queste foto? Error. Ricorderai le tutto error di tutti. Error. 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 Eppure, io l'ho già vista. Controllata anche nel database della giornata di ieri e ci sono come dei buchi, come dei vuoti momentanei. E il tuo modello Monti? 7.0. Come ti sei accorto di questa mancanza? Ho visto una ragazza questa mattina e sono sicuro di averla già vista, ma non mi ricordo dove. Guarda, questo è veramente impossibile. Forse un breve bug nel sistema di memorizzazione. Probabilmente sarà solo una sensazione momentanea, non ti preoccupare. Non mi è mai successa una cosa del genere, sono sicuro di averla già vista. In realtà, guarda, lo scan facciale del sistema US Brain è impeccabile e negli ultimi anni non sono state riscontrate alcun tipo di anomalie nel sistema. Anzi, il tuo modello, il numero 7, mi hai detto, vero? È quello più all'avanguardia in assoluto, quindi impossibile, fidati. Ma io sono sicuro che... Guarda, ti prescrivo una pasticca da prendere tutte le sere dopo cena. Prova a fare anche una pulizia delle testine del US device, ok? Anzi, fai una cosa, attendimi nella sala d'aspetto, faccio preparare la ricetta e te la porto subito. Hanno detto un mucchio di bugie anche a te, vero? Tu vai da loro con un problema e loro te lo rivoltano. È successo così anche a me, ma io non ci casco. Non farlo neanche tu. Loro chi? Il sistema, lo Stato, i dottori. Sono tutti d'accordo. Vogliono tutti che non alziamo la testa, che stiamo buoni al nostro posto. Veramente io sono qui perché... Sì, sì, un problema con la memoria. Bravo. Del resto, come tutti noi qui. Ma chi l'ha detto che dobbiamo ricordarci tutto per forza? Siamo davvero felici da quando ci hanno impiantato questo affare nel collo? Non lo so, è comodo. Adriano Facinetti. Devo andare. Conosco qualcuno che può aiutarti.
Sì? Salve, dottor Malpighi. E chi lo cerca? Mi chiamo Christian, potrei parlarle? Prego. Devo sapere chi è la ragazza. E perché sei venuto da me? So che può aiutarmi. La cosa non mi risulta. Ti prego, è molto importante per me. Lei non ha dei figli. Io sono cresciuto con un sacco di domande e non vorrei vivere con altri dubbi. Ti prego, so che può aiutarmi. Allora, ascoltami attentamente. Io ti do la possibilità di rivivere la giornata in cui hai il vuoto, ma tu devi rispettare delle regole. Sono molto serio. Un tuo piccolo errore potrebbe creare dei grossi problemi nel sistema della World Memory Organization. No, aspetta, cosa intendi? Per farla facile, diciamo che per farti rivivere la giornata in cui hai il bug, devo accedere ai database della World Memory Organization per ricreare una memoria comune globale e settare la memoria di tutte le persone che incontrerai, hai capito? E mentre rivivrai la giornata è importante che non si ricreino dei vuoti nella tua memoria. E alla fine della giornata dovrai avere ogni piccolo secondo di tutto quello che hai vissuto. Altrimenti creerai dei guai seri, ok? Ora rilassati. Ti metterò questa maschera interfacciata. E connetterò questo cavo al tuo ingresso US Brain. E quando ti risveglierai, ti riattaccherai alla tua US Brain. E lì dentro troverai tutte le informazioni raccolte durante la giornata. Ora iniziamo. Benvenuti ragazzi, questo è il nostro ritiro prematurità e per i prossimi 6 giorni questa casa sarà il nostro regno. Potete iniziare già a sistemarvi nelle camere e nelle tende. E dentro ho appeso dei programmi per i turni della spesa e delle pulizie. Bene, Piddu, le chiavi. Allora, partendo dal presupposto che avremo 86 argomenti divisi in 20 categorie cada uno e il proiettore ha a disposizione 76 ore di resistenza al surriscaldamento, dovremo riuscire a imparare l'intero programma a memoria in 20x5 più 4 ore di riposo turniale più 7 ore di subavanzo in 107 ore. Mi dispiace, cara Maria Vittoria, ma dissento da questa tua opinione. E mi meraviglio di tanta negligenza, visto che ora stiamo solo parlando e non memorizzando. Quindi abbiamo a disposizione 537 minuti e 381 secondi. Io questi secchioni proprio non li capisco. Guarda che anche noi lo siamo. Ah, già. Oi, Christian. Oh, Benny. Carica per st'esame? Sì, dai. Però si vede che non l'hanno organizzato bene. Beh, da Tambo e Piddu cosa volevi aspettarti? Meglio di niente. Hai già visitato la casa? Ho visto certe scene agghiaccianti. Immagino. Ascolta, per caso hai visto Derrick? No, perché? È sparito con la mia schedina delle lezioni di fisica. Perché non ci dice quei ragazzi laggiù? Allora, guardatemi, questa è la forza di gravità. Qualcuno sa dirmi qual è la formula della forza di gravità? Dai, Mike. Ce l'hai? Dicela. Dai, Mike. Sì, quella, dai, dicela, vai.
No, grazie. Vado a cercare Derrick.